di tutto per quello che riguarda la rana d'Europa, del mondo, prima fissa del mondo. Quello che gli manca è l'oro olimpico, ma Arlio si presenterà come il favorito assoluto nei 100. Questi sono i 50 che alle Olimpiadi non ci sono, dove lui è prima fissa del mondo, lo ripeto, 26 e 42 alla mondiale di Kazan la scorsa estate. Essere bravo Toniato a scattare via come sempre e come lui sa fare molto bene in partenza, a tenere alta la bracciata senza però andare in confusione, in ritmo forsennato, stendendo bene il corpo. Ha andato benissimo nei 100, fino adesso abbastanza bene nei 50. Ieri ho fatto un errore enorme sull'arrivo, una mezza bracciata davvero inutile, a pochi centimetri dalla piastra, che poteva costare addirittura la finale. Tolto il britannico, comunque il gioco è aperto. Tolto Pitti, ovviamente, dei due britannici. Finale europea di 50 rana, al centro Adam Peaty per l'ennesimo successo. Andrea Toniato, corsia numero 7 per l'azzurro, che allo stacco non è sembrato male. Stacco che non fa la differenza per Adam Peaty. Bene, corsia numero 3 lo sloveno Stevens, poi però da qui comincia la progressione del britannico. Andrea Toniato è riuscito a rimanere nel gruppo con Piastura, partendo nella vasca lassù in alto. Lo vedete ondeggiare. Adam Peaty ha il suo bel da fare per tenere a bada la concorrenza, ma è oro, è doppietta per Peaty, doppietta britannica. E poi Stevens e Murdoch, la conferma di Adam Peaty che vince in 26 e 66. Poi la medaglia d'argento per il sorprendente, concedetecelo, sloveno Peter Stevens, 27.09, 27.31.